Eccomi di nuovo a voi, per condurvi alla ricerca di un simbolo molto interessante, che i primi cristiani hanno usato abbondantemente, soprattutto nelle catacombe, incidendolo sulle lapidi che chiudevano le tombe in cui seppellivano i loro cari defunti. Si tratta dell'ancora, lo strumento che i marinai e i pescatori utilizzano per tenere ferme le loro imbarcazioni, quando sono giunti nel porto o quando si fermano in mezzo al mare per gettare le reti a pescare. Per capire un primo significato dell'ancora, faccio una constatazione e ti faccio una domanda. Se osservi le lapidi, che ricoprono le sepolture nelle catacombe, puoi certamente accorgerti che su nessuna di esse è incisa la croce. Per quale motivo? La spiegazione è questa. I primi cristiani non osavano rappresentare la croce. Innanzitutto perché essa li costringeva a pensare alle atroci sofferenze di coloro che erano condannati a morte per crocifissione. La loro morte era terribile e giungeva dopo lunghe ore di dolore e di urla impressionanti. Pensando a Gesù, essi si rendevano conto del fatto che egli aveva accolto le sofferenze della crocifissione per mostrare a tutti fino a che punto egli ci ama, fino a dare la vita. Tuttavia la loro sensibilità impediva loro di raffigurare la croce. Si impressionavano, si spaventavano e sembrava loro di mancare di rispetto a Gesù. Oltretutto temevano che le persone che non erano cristiane fraintendessero il senso della croce di Gesù. Egli non è stato condannato a morte perché era un malfattore, ma perché era Dio e amato in modo impensabile e incredibile. I primi cristiani però non rinunciarono a contemplare la croce ed adorare Gesù crocefisso. Utilizzarono un'ancora stilizzata come quella che puoi vedere nell'immagine che ti viene proposta, proveniente da una lastra tombale delle catacombe di Domitilla, a Roma. Come puoi vedere, l'immagine incisa riproduce fedelmente l'ancora di una barca. Ha il braccio verticale, alla cui estremità inferiore si trovano le due parti ricurve, dette marre. In alto si trova l'anello che serve per far passare la corda che la tiene unita alla barca. C'è però un particolare che non è presente nelle ancore normali, il braccio orizzontale, messo proprio per ricordare la croce. Interessante, vero? Pensa quanto fosse necessario per i primi cristiani, perseguitati e messi a morte per la loro fede, nascondere il segno della croce, vedendo il quale le autorità romane e anche i comuni cittadini potevano riconoscerli e denunciarli. Ma c'è un altro significato che puoi scoprire se pensi che l'ancora serve a tenere salda una barca, impedendo che le correnti marine la portano lontano dal porto e la facciano affondare. Quando i primi cristiani incidevano un'ancora sulla lastra di una tomba, volevano dire che la loro fede nella vita eterna era salda e sicura. Essi erano certi che il defunto fosse in paradiso, dove per sempre vede Dio faccia a faccia e vive eternamente e gioiosamente con Lui. Spesso l'ancora era associata alla rappresentazione del pesce, che, come visto nel precedente video, è simbolo di Gesù Cristo, Figlio di Dio, Salvatore. Osserva questa rappresentazione proveniente dalle catacombe di Domitilla. Puoi vedere l'ancora stilizzata, con il braccio orizzontale, alle due estremità della marra sono agganciati due pesci. Qual è il messaggio? Il cristiano che ha realizzato questa raffigurazione ha voluto dirci: la mia fede in Gesù è salda, e sono certo che Gesù ha accolto in paradiso il defunto che è sepolto dietro a questa lapide. Spesso sulle lapidi era inciso un saluto come questo: Pax Tecum, Pax Christi, Viva Sin Deo, che significa la pace sia con te, la pace di Cristo, vivrai in Dio. Ma c'è un ultimo significato, questa volta legato alla speranza. Di quale speranza si tratta? Di quella nella vita eterna. I primi cristiani ci dicono che c'è una certezza di cui non dobbiamo mai dubitare. Siamo persone amate da Dio, che ci dona la vita e ci vuole vivi per sempre. Alla prossima, per un altro simbolo cristiano. Vostro Tertulliano.